E San Giovanni di Dio ci ha insegnato a noi tante cose, no? E prima di tutto è di quello l'ospitalità. L'ospitalità significa che dobbiamo accogliere tutti coloro che vengono in ospedale, ma anche se anche non è di accogliere significa anche non è cristiani, anche questi musulmani, possiamo accogliere, no? Tutti sì. Quindi San Giovanni di Dio ci insegna per di espressione di amore di Dio, per curare anche di prendere questo paziente con amore e passione. Ecco, lei ha ricordato nel suo intervento i tantissimi anni che esiste quest'ordine religioso, 500 anni. Sì, siamo a 500 anni, ma quest'anno stiamo celebrando di 450 anni di riconoscimento come istituto religioso di San Giovanni di Dio, quindi come sono ufficiali, no, di religiosi della Chiesa Cattolica. Ecco, San Giovanni di Dio è stato ricordato ancora in un anno dove si combatte contro il Covid, ma c'è anche la guerra alle porte dell'Europa, dell'Italia. Sì, San Giovanni di Dio in questo momento c'è bisogno tanto di sua attività, no? Di accogliere anche di prendere i pazienti, quindi mai fermato il suo spirito e anche la sua attività. Quindi noi come frati stiamo portando anche andare avanti di suo carisma ospitalità per tutti. Beh, mi pare che sia non soltanto una tradizione, ma una buona tradizione, un'opera indefessa che fanno coloro i quali operano all'interno del mondo ospedaliero Fate Bene Fratelli, a fuori la nostra comunità di Benevento, della provincia, di chiunque arriva qua ed è accolto a volte a sé spesso e quasi sempre con delicatezza e con generosità. E quindi da parte mia, a nome della mia intera rappresentanza del comune, ma dell'intera città, mi sono sentito in debito di ossigeno con loro e ringraziarli. Quindi nella giornata del loro fondatore, San Giovanni di Dio, che come dire, ha creato queste condizioni di presenza nella nostra città da ormai 450 anni, quindi è una cosa storica, rimane nel tempo, che lavora nel tempo con grande solidarietà e con grande spirito samaritano.